Ciao ragazzi e bentornati da una mamma tutto fare. Oggi parliamo di food, prodotti da mangiare. Allora, li ho tutti qua, adesso ve li faccio vedere se ci riesco. Eccoli qui. Tutti qua, tutte le cosine che abbiamo mangiato e che adesso vi voglio un attimino dire. Io ho messo il titolo prodotti top e flop perché vi dirò quelli che ci sono piaciuti e quelli che invece non ci sono piaciuti, in base naturalmente al nostro semplice gusto personale. Quindi tengo a precisare che questo video non è in collaborazione con nessuna di queste marche che io citerò. Non me ne frega niente, non mi hanno pagato, non mi hanno dato niente in omaggio, anche se me lo vogliono dare, io accetto piuttosto. L'importante è che sia fra i prodotti top, perché quelli flop non li voglio neanche se me li regalano. E quindi niente, adesso direi che partiamo. Partiamo da cosa partiamo? C'è un milione di cose qua. Partiamo dalla prima colazione. Allora, la nostra prima colazione, la mia, da qualche mese a questa parte ormai, si compone di pane tostato, perché finalmente ho avuto il regalo un tostapane, cosa che anelavo da tanto tempo. Finalmente l'ho ricevuto in regalo, il mio tostapane con i cuoricini, e quindi io adoro la mattina farmi il pane tostato, che può essere o quello della Mulino Bianco, il pan bauletto, quello al grano duro senza olio di palma. Scusate, le confezioni sono stropicciate perché io l'ho usato e poi li ho messi via, li ho piegati, li ho messi via per farveli vedere. Questi sono senza olio di palma con olio extravergine di oliva, quindi sono insomma un buonissimo prodotto. Altra marca è questa qui, il pane morbido, questo è integrale della K Bianca. Questo lo compro all'MD Discount, è buonissimo. Questo è un pane senza crosta, e anche questo è con olio di oliva. E poi l'altro tipo che prendo sempre è questo della Crai, il pane bianco, anche questo con olio di oliva, senza olio di palma. E di queste linee, diciamo che soprattutto di questa, prendo sia il pane bianco che il pane di grano duro che il pane integrale. Questi li compro tutti e tre, hanno un prezzo accettabilissimo, sono 99 centesimi, mi pare. Tutta la confezione, quindi mi durano diversi giorni. Quindi io la mattina adoro fare colazione così, con il pane tostato, su cui spalmo la mia stupenda, stupendissima e stupendevole crema Novi alla nocciola con il 45% di nocciole. Io la adoro alla follia e non tornerò più indietro, mai più. Anche se dovessero togliere l'olio di palma alla Nutella, io non ci torno alla Nutella perché è carica di zuccheri e ha un sapore che l'ho assaggiata da poco. Non lo so, non mi piace più. Prima era praticamente una cosa che non doveva mai mancare nella mia dispensa, adesso mi sono disabituata a quel sapore di zucchero, troppo zucchero, troppo. Questa invece, ragazze, è una cosa paradisiaca. Sa di nocciole, non di zuccheri, di robe chimiche. Sa veramente di nocciole. Vediamo, aspettate che vi dico gli ingredienti. Allora, nocciole 45%, zucchero, cacao magro, latte scremato in polvere, burro di cacao, estratto naturale da bacche di vaniglia, emulsionante, lecitina di soia. Finito. Finito. Se voi leggete l'inci della Nutella, 600 km di schifezze. Quindi io mangio o questa qui, la crema Novi, oppure molto spesso quando non trovo questa prendo anche la nocciolata bio, quella Rigoni di Asiago, quella senza latte, prediligo. E anche quella è buona, però sinceramente fra quella e questa preferisco questa, mille e mille volte. E quindi praticamente quella è la mia colazione insieme al latte di riso. Latte di riso, vabbè, non ve lo faccio vedere perché non volevo che si acidasse nel cartone. Comunque, latte di riso io l'avete visto in diverse ricette che ho fatto, anche quelle di pancake. E quindi, insomma, bevo quello lì. Un qualsiasi latte di riso, basta che sia senza zucchero aggiunto. Poi a volte naturalmente per colazione preparo i pancake oppure faccio delle torte, mangiamo delle crostate, anche delle cose che mi danno mia mamma, insomma,
E quindi questo. Poi Gian Giacomo invece, la nutrizionista, gli ha dato da mangiare lo yogurt la mattina e quindi io gli compro, vario un po'. Allora, a volte gli prendo questo qua della Granarolo alla soia, naturalmente perché lui è intollerante al lattosio, quindi deve mangiare senza lattosio. Quindi questo è bianco dolce più muesli con bacche di goji, praticamente di quelli che qua nel tappino hanno i cereali. E di questa serie ne fanno diversi tipi e gli piacciono molto, anche perché i cereali sono belli scrocchiarelli, come dice lui. Poi prendo anche questo qua della Soyasan, cereali e frutta, è buonissimo, questo lo mangiano volentieri anche le bambine, è molto molto buono. Poi sempre di yogurt compriamo anche questi qua, il granarolo alla soia, che sono invece i vasettini, quelli più piccoli, con solo soia italiana, senza lattosio e senza glutine, no OGM. Queste sono alla fragola, però ci sono anche alla mora, ai frutti di bosco, all'ananas, ci sono i bianchi classici, però quelli non li prendiamo perché hanno un sapore acidissimo e non piacciono. Comunque yogurt, basta che siano sul vegetale, noi li compriamo un pochino tutti, sia quelli dell'Eurospin che quelli dell'MD, basta che siano senza lattosio, insomma. Poi dentro lo yogurt invece Gian Giacomo mette spesso o il riso soffiato, questo è della Fiorentini, biologico. Avevamo diverse buste, solo che lui, come li ha finiti, li ha buttati via tutti e quindi io non ve li posso far vedere. Riso soffiato, farro soffiato, avena, insomma tanti modelli. Adesso stamattina sono andata a ricomprarli perché erano finiti e non ne ho trovato, gli ho preso i fiocchi di mais bio, praticamente i cornflakes, però in versione senza grassi e senza zuccheri, quindi adesso vediamo che riuscita avranno, se gli piacciono. Poi, cosa vi faccio vedere? Dei biscotti buonissimi. Allora, fino adesso vi ho parlato solo di prodotti top. Vi faccio vedere un'altra cosa che è super buona. Questi qua sono delle Tre Marie, si chiamano Ancora Uno, e sono questi biscotti al cacao con dentro la granella di nocciola senza olio di palma. Che sono una roba, ragazzi, da far venire l'acquolina in bocca. Cioè, come gli tiri il morso, praticamente ti scende la bava. Ingredienti: farina di frumento, zucchero di canna, olio di mais, nocciole, burro, cacao, uova fresche, varie agenti lievitanti, sciroppo di glucosio fruttosio, diciamo che questi non sono proprio dietetici. Sale marino integrale e aromi, l'importante è che sia integrale il sale marino. Allora, questi non sono dietetici, non vanno bene per la dieta, però sono buonissimi, quindi ogni tanto una strappino alla regola ci sta. Poi, altri due tipi di biscotti che sono veramente una roba impressionante da quanto sono buoni e da quanto non fanno male, sono i Galbusera, i Vita G di Galbusera e i Riso su Riso. Scusate le confezioni che sono veramente disastratissime, ma qua si aprono, sembra che stiamo uscendo, non lo so, dal ventre del mondo. Allora, i Vita G sono frollini, vediamo se riesco a farveli vedere, ricchi di zinco, potassio e magnesio, naturalmente senza olio di palma, l'abominio assoluto. Anche qui farina di frumento integrale, fiocchi di avena, zucchero di canna, olio di mais, cioccolato, zucchero, pasta di cacao, estratto di malto d'orzo, sali minerali, carbonato di zinco, miele, agenti lievitanti, lecitina di girasole, sale marino integrale, vitamina D e aromi. Ragazzi, anche questi sono buonissimi. Poi la cosa bella di questi biscottini è che sono all'interno di pacchettini monoporzione da 8 biscottini e quindi me li posso mettere in borsa, nella borsa delle bambine, e utilizzarli anche come merendina quando siamo fuori casa. Sia questi, i Vita G, sia questi qua, i Riso su Riso, che sono invece sempre senza olio di palma, biscotto con riso, cioccolato e scorza d'arancia. Anche questi sono buonissimi e sono esattamente così,
Non è che l'immagine fa vedere una cosa e poi in realtà quando l'aprite un'altra. I biscotti sono proprio così, sono buonissimi. E anche questi hanno farina di frumento, riso, zucchero, cioccolato, olio di mais, arancia candita, cacao magro, agenti lievitanti, emulsionante, sale marino integrale, estratto di malto d'orzo e aromi. Diciamo che non sono come quelli che uno si fa a casa, che magari mette solo ingredienti super sani e salutari, però diciamo che tra quelli in commercio sono forse tra i meno peggio. Quindi io sinceramente quando devo dare una merenda al volo, che comunque deve essere chiusa anche quando sono in viaggio, non è che mi posso portare il ciambellone appresso, insomma, preferisco prendere un pacchettino di biscotti di quelli che so che sono buoni e dare quello, insomma, sia alle bimbe che a noi. Adesso invece vi faccio vedere due cose che secondo me sono una roba schifosissima. Allora, l'altra mattina eravamo in giro a fare delle commissioni con mia mamma e mia sorella e ci siamo fermati a prenderci un caffè al bar. Erano le 11, avevamo una fame cronica assoluta tutte quante, quindi abbiamo chiesto se c'erano dei croissant, qualcosa senza il lattosio, perché mia mamma e mia sorella sono tutti e due intolleranti. E quindi ci hanno proposto, sì, la barista ci ha detto sì. Abbiamo le brioche senza lattosio e senza glutine. Oh, addirittura, dai, mangiamone una a testa. Ci ha portato questa cosa qua. Allora, intanto la brioche era confezionata all'interno di una bustina, di questa bustina qua, scaldata al microonde. Quindi era una palla di fuoco a 600 milioni di gradi. Con tutto il vapore dentro, come l'abbiamo aperta, ha fatto come il puff del vulcano quando erutta. E poi la brioche era moscia moscia, perché naturalmente, essendo all'interno di una busta così, era una schifezza. Microonde 45 secondi, mi raccomando, seguite le istruzioni: 45 secondi di microonde di questa bellissima Vera Amore. Vera Amore, gusto italiano, nuova ricetta ancora più soffice, prodotto surgelato, croissant all'albicocca senza glutine, senza latte e derivati. Poi io ho fatto l'errore di girarla per leggere gli ingredienti. Abbiamo margarina vegetale, oli e grassi di palma, di cocco e palmisti in proporzione variabile. Altri oli, girasole, soia, colza e mais in proporzione variabile, acqua, emulsionanti E471, E475, E322, conservante E202, correttore di acidità E330. Cioè io sono rimasta, correttore di acidità, non ci posso credere. Ho appena letto un'altra cosa, fibra di pisello. Io sono affamata, ragazzi. Ho mangiato questa brioche che aveva dentro la fibra di pisello. Allora, ne ho mangiato metà perché avevo fame, dovevo mangiare qualcosa. L'altra metà l'ho buttata via perché non sono riuscita a mandarla giù. Adesso vi dico, oltre che essere schifosa di gusto, per chi è fabico, non mangiatela. Per chi non vuole l'olio di palma, non vi avvicinate nemmeno, perché veramente questa è una porcheria più porcheria che ho letto fino adesso. Quindi di andare. E poi un'altra cosa che in realtà è molto salutare, però diciamo che di gusto lascia parecchio a desiderare, sono queste. Sono praticamente fettine di mela disidratate messe all'interno di una bustina come se fossero delle patatine. L'idea è carina, nel senso che comunque sono senza zuccheri aggiunti, 100% frutta scelta, scusate, non fritta, non cotta, è solo frutta disidratata. Quindi l'idea è molto carina, è molto salutare, uno snack diciamo che vuole essere sfizioso. In realtà non sanno di niente, ragazzi, sono secche come il cucco, veramente non. Rebecca come l'ha messa in bocca, mi guarda e mi fa: mamma, non mi piace. Ho detto: amore, neanche a me, non ti preoccupare, lasciamo perdere, pazienza.
erano veramente immangiabili. Quindi quelli sono prodotti un tantino flop, un tantino. Poi vi faccio vedere invece, allora, i succhi di frutta. Io quando vado a comprare i succhi di frutta, scelgo sempre quelli che hanno una percentuale molto alta di polpa di frutta, perché i succhi di frutta, quelli classici, anche se c'è scritto biologico, hanno solitamente una percentuale tra il 45 e il 50% di purè di frutta all'interno, e tutto il resto sono zucchero, acqua e vari ed eventuali. In realtà, diciamo che io faccio un pochino più attenzione da questo punto di vista e scelgo sempre quelli che hanno il 70, il 60 o il 70% all'interno di frutta, che sia di pera, di mela, di pesca, insomma, ce ne sono di tantissimi tipi. Questi nello specifico li ho presi all'MD, però ci sono all'MD, come ci sono al Simpli, come ci sono all'Eurospin, come ci sono in tutti i supermercati del mondo. Insomma, basta fare un pochino di attenzione. Quindi, se vi interessa anche dare magari meno apporto di zuccheri ai vostri bambini quando bevono i succhi, questo è un buon metodo. Insomma, meno ne assumono extra e meglio è, se no diventano dei palloncini, poveri bambini. Poi un'altra cosa a salutare che invece ci piace moltissimo è questa, che vi ho fatto vedere anche da poco, forse nel video dei bimbi, e sono mela, fragola, banana. Sì, amore mio, è bloccato. Che cosa, amore? Peppa Pig, oddio, andiamo a sbloccarlo. Ok. Allora, questo è mela, fragola e banana, 100% frutta frullata, senza zuccheri aggiunti e senza conservanti. E poi c'è anche la versione, questa qua, che è solo pera, 100% frutta, sempre, contiene naturalmente zuccheri, senza zuccheri aggiunti e senza conservanti. Quindi questo può essere un buonissimo snack di frutta da dare ai bimbi quando si è magari fuori, che hanno mangiato magari altre porcherie. Allora dici, vabbè, gli abbasso un attimino l'acidità e gli do la frutta. E quindi questi sono un'ottima soluzione. Poi, sempre per quanto riguarda gli snack, vi faccio vedere questo che l'ho preso da Tiger l'altro giorno. Ed è il Coconut Bar. Praticamente sono le barrette di cioccolato con all'interno il cocco. Insomma, il Bounty de Noartri. Voi sapete che Tiger è olandese, credo. Sì. E quindi il cioccolato olandese in realtà dovrebbe essere buonissimo, buono buonissimo, ed è così, insomma. Gli ingredienti di questo sono buoni, se no non l'avrei comprato. Dove? Zucchero, cocco grattugiato, sciroppo di glucosio, acqua, burro di cacao, latte scremato in polvere, agente umidificante, burro concentrato, siero di latte in polvere, emulsionante, sale, aroma. Diciamo che non ha particolari schifezze. Certo, non è un prodotto dietetico, ma noi non siamo a dieta, non vogliamo fare la dieta, vogliamo solo cercare di mangiare un pochino meno schifezze. Tra i dolcetti e gli snack, diciamo sfiziosi e un po' schifosini, ci stanno anche queste cose qua. Insomma, non dobbiamo sempre essere super tirati, perché altrimenti poi è una scocciatura. Il mangiare non è più un piacere, diventa un dovere e basta, e questo a noi non piace. A noi piace mangiare perché è bello mangiare. Poi passiamo invece alle cose un tantino più sostanziose. Prima che vi scocciate, ve ne andate tutti a guardare qualche altro video. Allora, le cose un po' più sostanziose. Io, per quanto riguarda la pasta, il riso, queste cose qua, prediligo sempre prendere i prodotti della mia terra, che è la Sardegna. Quindi io ho messo da parte i grandi marchi, che oltretutto sono molto 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 discussi, e comprare invece scusate, mi stavo affogando, e comprare invece pasta e riso prodotti in Sardegna. Quindi io prendo sempre questa marca qua, che è il cuore dell'isola praticamente. Pasta di semola di grano duro, di grano duro sardo, trafilata al bronzo, prodotto da Cuore dell'Isola, Cagliari.
Cagliari. E quindi io di questa, tutta la nostra pasta viene da, è di questa marca, insomma, linguine, spaghetti, mezze penne, le eliche che sono i fusilli praticamente, le chiocciole, i sedani che sono invece le pennette, diciamo quelle lisce, insomma c'è tutta la serie e noi la adoriamo sinceramente. C'è stato un periodo che prendevo quella integrale, però poi avevo letto insomma nelle varie cose dei bimbi piccoli che i bambini dell'età di Matilde non riescono ad assorbire troppe fibre integrali, rimangono pesanti, insomma non riescono a digerirle e quindi potrebbero causare dolori di stomaco, queste cose qua. Quindi abbiamo messo un pochino da parte la pasta integrale e utilizziamo questa che è la pasta diciamo classica, però preferisco prendere questa qua perché insomma mi ispira molta più mi ispira molta più fiducia rispetto che le grandi marche che lasciano anche un pochino il tempo che trovano. Penso sempre che le cose prodotte e confezionate in Sardegna siano le più come dire le più sane, perché hanno magari meno contaminazione dal punto di vista del territorio, proprio perché essendo comunque un'isola siamo isolati, quindi non è che un pesticida arriva in milioni di ettolitri dalla, che ne so, dico per dire, dalla Romania al Friuli Venezia Giulia. Qua è un po' più difficile che venga contaminato da cose esterne, proprio perché siamo un'isola. Quindi penso anche che sia giusto aiutare le fabbriche e le persone della propria terra, e penso che sia giusto mangiare i prodotti della propria terra proprio per la filiera corta e per tutto il discorso che c'è dietro, insomma. Perciò se posso scegliere, se ci sono vari prodotti e posso scegliere, scelgo sempre un prodotto sardo. Se non c'è un prodotto sardo, preferisco sempre un prodotto italiano, quasi mai un prodotto estero, ok? Adesso io vi ho fatto vedere questi perché sono erano una novità che ho visto da Tiger, un Tiger che ha aperto da pochissimo qua a Nuoro e quindi mi faceva piacere provarlo, insomma. Però non è che io ogni volta adesso che vado a Nuoro mi vado a comprare le barrette di coconut, le barrette al cocco, ecco. Invece preferisco sempre comunque comprare i prodotti sardi della Sardegna. Quindi la pasta, il riso, anche questo qua, riso della Sardegna, questo da sempre. Nient'altro e null'altro riso, insomma. Questo viene prodotto a Oristano, è assolutamente sempre stato il nostro preferito, di mia mamma, di mia nonna, tutte l'abbiamo sempre usato. Io nello specifico utilizzo il rapido, questo qua, perché cuoce in 5-7 minuti. Quindi io magari quando arrivo tardissimo da negozio devo preparare un risotto piuttosto che un semplice riso in bianco, piuttosto che un'insalata di riso, comunque mi trovo molto agevolata perché questo cuoce veramente in pochi minuti, quindi insomma non servo troppo tardi la pietanza. Sempre per quanto riguarda i prodotti della mia terra, noi mangiamo ogni tanto anche il tonno, che io mischio quando faccio magari la pasta al condimento, e noi mangiamo sempre questo qua, l'asdomar, che è il tonno all'olio di oliva, per una pesca ecosostenibile. E questo viene confezionato nello stabilimento di Olbia. Sì, nello stabilimento di Olbia, non dovevo neanche leggerlo perché lo so, insomma. Questo è lavorato completamente in Italia, pescato naturalmente altrove. Il tonno non è proprio una cosa tipica della Sardegna, neanche dell'Italia. Comunque mi fa piacere comprare questo perché lo stabilimento è a Olbia, lo conosco, l'ho visto più di una volta. E mi fa piacere mandare avanti le aziende della mia terra, perché comunque già la Sardegna, essendo un'isola, è molto isolata, e non è un puro gioco di parole, è così, è veramente così. Noi siamo molto penalizzati in tantissime cose, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista
dei trasporti. Siamo veramente, diciamo, messi da parte. E sembra che a nessuno questo interessi, che a nessuno del governo questo interessi. Noi siamo lì. Basta, non dobbiamo disturbare. Dobbiamo fare la nostra parte con i tributi e non dobbiamo pretendere altro. E questo a me rode tantissimo perché io penso che la Sardegna invece sia una cava di possibilità, di denaro, e che siamo veramente troppo, troppo penalizzati. Quindi ecco, io semplicemente quando vado a fare la spesa e vedo tutti i vari tipi di scatolette di tonno, io mi prendo quello che viene lavorato in Sardegna e mando avanti le aziende della Sardegna. Altra cosa, ecco, un'altra cosa che vi voglio far vedere è questa qua. Praticamente questo è il pesto con tofu 100% vegetale prodotto in Italia. In Sardegna non fanno il pesto, ragazzi, è una roba genovese qui, quindi non posso pretendere di trovare il pesto di tortolì. Quindi, e questo qua è buonissimo, perché è pesto, però non ha il retrogusto di solo pesto. Non so come spiegarvelo, è pesto, ma non sa solo di pesto. È buono, è più delicato, ecco, è questo. Il pesto ha un sapore molto forte che mi rimaneva anche un paio d'ore dopo ancora lì che grattava. Però quando capita di utilizzarlo una volta ogni tanto, questo qua, il pesto con tofu senza glutine, fatto con olio di semi di girasole, sale, pinoli, eccetera, eccetera, insomma tutte le varie cose che ci devono essere all'interno di un pesto, però rimane con un gusto molto, molto, molto delicato. Io questo l'ho trovato alla Simpli, l'ho preso così un po' per scommessa, ho detto ma chissà che schifezza sarà, invece vi dico la verità, è buono, è molto, molto delicato, come vi dicevo, e non mi vengono su i rinfacci dopo un paio d'ore che ho mangiato la pasta, ecco. Questo è senza glutine, senza formaggio, 100% vegetale, quindi lo può mangiare anche Gian Giacomo tranquillamente. Poi, altra cosa da non sottovalutare è il brodo, il dado, scusate. È il dado. Allora, tutti i dadi, Star, Knorr, insomma, tutti quelli più usati, hanno dentro, o il grasso di palma, oppure il glutammato monosodico. Ecco, io preferisco evitare assolutamente sia il primo che il secondo. Per una mia scelta personalissima, perché ho letto tanti articoli in merito e credo che siano cose che fanno male alla salute, preferisco evitarle, sinceramente. Molti dicono: "Oh, no, non fanno niente". Va bene, mangiatevelo voi. Io scelgo di non mangiarlo e quindi preferisco prendere questo qua senza glutammato. Questo io lo compro nello specifico all'MD. Però lo fa anche l'ottoverdure, mi pare che si chiami, della Star forse, ed è sempre il dado granulato, non vorrei dire fesseria adesso. E comunque è sempre un dado vegetale senza glutammato. All'interno ha sale, lattosio, questo è il lattosio, però ne ha una percentuale abbastanza piccola, quindi non ha mai dato problemi a Gian Giacomo. Estratto di lievito, ortaggi disidratati in proporzione variabile. Sedano, cipolla, carota, aglio e prezzemolo, zucchero e farina di riso. Può contenere tracce di glutine. Allora, diciamo che se ci soffermiamo a leggere gli ingredienti dei dadi, non compriamo più dadi in assoluto. Quindi diciamo che questo può andare bene, insomma. Va bene, io lo aggiungo sia, io il dado lo uso spesso, vi dico la verità, perché è un insaporitore che mi piace moltissimo, anche perché non ha il glutammato, quindi è un insaporitore reale, non chimico. E quindi lo utilizzo sia, vabbè, per fare il brodo, lo utilizzo anche quando cuocio le verdure. Adesso vi faccio vedere. Io una cosa che tengo sempre in surgelatore, naturalmente preferisco la frutta fresca di stagione, preferisco le verdure di stagione e locali, questo senza ombra di dubbio,
però per esigenze lavorative molto spesso mi capita di arrivare all'una meno un quarto e di non avere magari l'insalata fresca, allora io apro il mio congelatore fidato e tiro fuori dei prodotti che sono comunque validi, possono andare bene, e li preparo, riesco a prepararli in un quarto d'ora, 10 minuti. Io una cosa che non mi faccio mai mancare sono le verdure surgelate, che contengano solo la verdura, cioè questi ad esempio sono cavolfiori a rosette surgelati. E io quando vado a leggere gli ingredienti leggo ingredienti cavolfiore. Basta, non c'è altro. C'è il cavolfiore, quello che ci deve essere. Quindi io prendo sempre i cavolfiori, i broccoli, prendo a volte anche i fagiolini, prendo la bietola, quelle verdure semplici che non hanno altre, non prendo quelle cose tipo quattro salti in padella, quelle schifezze lì no, quei preparati non mi piacciono, però mi piacciono le verdure, queste qua semplici che sono pulite, pronte a pezzetti che io riesco a preparare veramente in 10 minuti, un quarto d'ora. Io cosa faccio? Una volta che ho aperto la confezione, la verso in padella, metto all'interno un bicchiere d'acqua e uno o due cucchiai di brodo vegetale. Giro, copro e lascio cucinare. Quando sono arrivati praticamente a fine cottura, ci metto un filo d'olio e se ne hanno necessità aggiungo un pochino di sale, altrimenti no. E basta, ragazzi, sono verdure semplicissime, cotte quasi al vapore, che comunque tengono tutte le proprietà nutritive e non hanno schifezze all'interno. Quindi queste le abbiamo dette. Ci mancano un'altra cosa che ho trovato, ecco, questa qui ve la volevo far vedere perché l'ho provata l'altro giorno e ci è piaciuta tantissimo, della Orogel. Allora, questa qui è zuppa, dove c'è? Zuppa di carote e zucca. Naturalmente ricco di fibre e vitamina A, meno del 3% di grassi, pronta in solo 6 minuti. Io in realtà questa si può mangiare così come zuppa semplice, diciamo. Io invece l'ho allungata un pochino e ci ho cucinato all'interno l'orzo, quindi ho fatto una specie di orzo, zuppa di orzo. Si può preparare sia in pentola che al microonde, io l'ho fatta in pentola. Dove? Ingredienti: zucca 47%, acqua, carote 17%, cipolla, olio extravergine di oliva, sale, aglio, estratto di lievito, rosmarino senza glutine. Quindi è una cosa abbastanza sana. Anche qui, se la sera magari non si ha tantissimo tempo, si può preparare, diciamo, un piatto abbastanza sano in pochi pochissimi minuti, perché qua dice pronto in 6 minuti, però il tempo che si scongeli, ci metti dentro l'orzo che ci mette circa 10 minuti a cucinare, in un quarto d'ora hai pronta praticamente una cena. Ci aggiungi un pezzo di formaggio piuttosto che non so, qualcos'altro che hai pronto, una fettina, insomma, quello che è. È preparato la cena veramente in poco tempo. L'ultima cosa che vi faccio vedere, poi vi lascio in pace, se non mi mandate a quel paese stavolta, sono questi, sono dei crostini con farina integrale della Buitoni, senza olio di palma. Io sono rimasta scioccata da quanto sono buoni questi qua, ce li siamo fatti fuori in una cena con la zuppa, proprio con la zuppa. Sono buonissimi, infatti adesso devo andare da qualche parte, in qualche supermercato qua, perché questi li ho trovati alla Conad, mi pare a Oristano, un giorno che eravamo in giro lì, li ho visti, ho detto ma li proviamo visto che sono senza olio di palma. Ragazzi, sono buonissimi. Allora, farina di frumento, farina integrale di frumento, farina normale e farina integrale, olio di girasole, sesamo, e infatti sesamo, ecco perché erano così buoni, lievito, estratto di malto, di orzo e di mais, sale ed estrosio. Ragazzi, sono una roba buonissima, adesso andrò alla ricerca se in qualche supermercato qua si trovano, perché veramente sono stupendi, buonissimi. E me ne mangerei un pacchetto anche adesso. Ho una fame allucinante. Dopo aver fatto vedere tutta questa roba, mi è venuto il buco allo stomaco. Io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!